Buonasera. È scattata la protesta da parte dello Juventus Club per la nuova segnaletica dei parcheggi di Piazzale Avanzini, che ha visto la creazione di due nuovi posti auto davanti alla sede del circolo. Il presidente del club ha inviato una lettera all'ufficio urbanistica del comune lamentando che i posti si trovano davanti ad un'uscita di emergenza e chiedendo l'eliminazione dei due parcheggi. 9 sanzioni e 2 denunce. Questo è il frutto dei controlli della Polizia Municipale sulle vetture con il contrassegno di parcheggio per disabili. Tra i colpevoli di uso scorretto del cartellino c'è chi lo aveva manomesso, chi fotocopiato e chi utilizzava quello di una persona deceduta. I controlli continueranno nelle prossime settimane. Il sindaco Claudio Pistoni, durante l'incontro di quartiere di Borgo Venezia, ha annunciato l'abbattimento dell'ex Ipsia. L'edificio, abbandonato da anni, è di proprietà di alcuni privati, con cui l'amministrazione sta trovando un accordo. Il piano fa parte dei progetti per la riqualificazione e il rinnovamento del quartiere. Passiamo allo sport. Gli atleti di Azimut Volley si sono recati in visita alla ditta sassolese e sponsor della squadra, Estintori Cabrini. Ecco le interviste. Daniele, un pomeriggio che finisce all'interno di un'azienda sponsor come tradizione. Siete a Sassuolo, quali sono le sensazioni che provate anche fuori dal campo? Ma sono belle sensazioni, è sempre bello venire da uno sponsor dove troviamo molti di tifosi che comunque si interessano alla nostra vita anche fuori magari dal palazzetto e fare visita comunque dopo un pomeriggio di allenamenti così in compagnia è sempre bello. Sponsor che sono necessari anche coloro che arrivano da fuori città. Sì, qua il territorio è importantissimo. A Modena vive per la pallavolo e avere aziende come questa che sponsorizzano e aiutano lo sport è sempre importante. Passiamo alla fase operativa, alla fase un po' più tecnica. È un momento delicatissimo o è un momento decisivo? È un momento decisivo perché questa partita può voler dire continuare a sognare lo scudetto oppure fermarci qua. Noi vogliamo continuare a sognare e faremo di tutto per farlo. C'è stato un momento nel quale potevate farcela anche nella partita precedente? Ma sia in gara 1 che in gara 3 abbiamo avuto le nostre occasioni, in gara 1 nel tie break e in gara 3 sia nel primo set che avevamo vantaggio, eravamo in vantaggio, potevamo chiuderlo, e anche nel quinto set per varie occasioni da video check e non. Beh, che cosa vi siete detti alla fine per un mancato match ball? Ma le cose che si dicono sono tante, diciamo che ognuno magari si recrimina qualche palla gestita male, però siamo di comune accordo che possiamo farcela e appunto essendo arrivati lì a un soffio da portare a casa sia gara 1 che gara 3 e non averlo fatto per colpe nostre sappiamo che possiamo farcela. Quindi la speranza e la fiducia è rimandata a? È rimandata a gara 4 e poi anche a gara 5. Allora Paolo, ancora una visita da parte degli atleti dell'Azimut, una visita che ripaga la passione che ti accompagna in questa avventura di sponsorizzazione del Volley Modena. Sì, molto, direi proprio, l'anno scorso è stato un esordio anche per noi, insomma nel paesello di Sassuolo, ospitare dei campioni così grandi, sono grandi. Però così forte, insomma, quest'anno pensavo di essere più preparato anch'io come, insomma, ospite, diciamo così, però mi fa piacere, insomma, sono ragazzoni sempre molto, molto così alla buona, alla mano, poi sono dei professionisti, ma in compagnia sono dei ragazzi, insomma, fantastici, insomma. Trovarmi lì qui sempre nel paesello di Sassuolo anche è una cosa abbastanza strana, perché penso di essere solo io che faccio un po' da partner per il volley di Serie A a Modena, in città. Vengono tutti dalla città gli sponsor di solito. Quindi mi fa piacere, ecco, magari qualcuno qua attorno, insomma, capisse un po' l'importanza un po' del volley, un po' così, anche la congregazione, un po' stare insieme, perché
è un po' diverso da altri sport. Adesso non voglio adesso fare nomi di altri sport che mi vado a tirare la zappa sui piedi, però insomma mi piace molto vedere anche quando sono vedere una partita, basta un punto fatto bene, ma proprio che è fatto proprio da entrambe le squadre, indipendentemente chi lo faccia il punto, sia di qua che di là. Mi piace vedere lo standing ovation che c'è proprio nel pubblico, che si alza il pubblico sia dalla parte di là che di qua, insomma è difficile vederlo in altri sport. Però insomma vedo veramente che c'è molta passione anche a livello di qua della transenne, insomma a livello di chi guarda, lo spettatore, insomma, ecco. Quindi fa piacere perché insomma mi piace, quando vado lì non è che mi rilasso tanto perché l'adrenalina sale, perché qui siamo dei livelli adesso che finisce la partita che abbiamo fatto una fatica veramente da matti, insomma, insieme a loro. Vedere questi ragazzi qua mi fa piacere, perché spero che si sveglino anche gli altri, un po' tutti, insomma. Questo vi fa star bene, queste visite qua fanno star bene tutti, insomma, ecco. Tornerà in pista dopo oltre un anno di stop il 53enne sassolese Andrea Montermini. Il pilota parteciperà al GT Open, dove, insieme a Daniele Di Amato, formerà l'equipaggio del team RS Racing. Per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci a lunedì.